get it almost every night when there Buongiorno cari amici, sono un po' trafelato, ho fatto le corse perché stavo quasi per ritardare la diretta. Allora, sono sempre qui però puntuale, riprendo fiato e vi presento la nostra ospite di oggi. Lei è Angela Bigi del progetto Cinemamme, un progetto molto innovativo, vero Angela? che riguarda appunto sì. le mamme che vivono ancora l'allattamento e esatto. che spesso si devono privare del piacere di un buon film. Esatto. Ma adesso voi con questa bellissima iniziativa, anche coadiuvati dal comune di Padova, sì. ora mi dirai tutti gli enti promotori del progetto, eh, riuscite insomma a colmare questa lacuna dopo Roma, forse unici in Italia dopo Roma. Esatto. Allora raccontami giusto. subito di cosa si tratta, come nasce il progetto e tu come interagisci, insomma che ruolo hai? Uh, il progetto nasce da un desiderio che hanno moltissime donne quando hanno un bambino, che è quello di andare al cinema. Vero. E passano i mesi e, quando si sente parlare, le mamme dicono: oh, Mi manca tantissimo l'idea di andare al cinema a vedere un film. E così, da questo piccolo presupposto, è nata uh, proprio l'idea di portare le mamme con i bambini, con i bambini piccoli anche in età di allattamento a vedere dei film, film in prima visione e non cineforum, quindi proprio quelli che non vedrebbero, che non riuscirebbero a vedere. Bene, quindi anche molto attuali, Attualissimi, so esatto. contenuto. Infatti, sì. mh, e iniziamo venerdì eh, mattina alle 10 al Porto Astra, che è il cinema che ci ospita Padova. a Padova. Padova in zona guitta, per esatto, chi non lo conoscesse. Esatto, eh, tra l'altro ci si arriva anche molto comodamente con il tram, ci mm apri -hmm. permettendo. E ecco. eh, a proposito... E um, iniziamo con Nessuno mi può giudicare, che è uh, proprio in prima visione. Ecco con uh, il Cortellesi. bellissimo Raul Bova, vedo giusto tra eh, gli esatto. attori, mm. Anna Foglietta, Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, esatto. quindi attori sì. molto amati che sicuramente daranno un po' di relax alle mamme. Daranno, speriamo anche sì. noi, eh, esatto. Eh. Daranno relax da un lato, perché allora, mh, vorrei dare queste piccole indicazioni. Sì, il... Vediamo un po' un trailer. Del, del, film. del film che andremo a vedere venerdì. Il, il cinema è proprio molto accogliente perché le luci sono soffuse, non è completamente buio in sala, mm -hmm. così le mamme, se si devono alzare ad allattare o a cambiare i bambini, eh, non devono mettere Non inciampano, inciampano poverine, esatto. con il fagottino tra infatti, le braccia è il massimo. E tra l'altro ci sono i fasciatoi lì al porto Astra, quindi è molto comodo anche per loro con dei prodotti, mm -hmm. le salviette, sono tutte le cose di prima necessità. citar. E poi il volume non è altissimo, è tenuto è più basso, basso del solito. Basso, esatto, vero, così non i bambini, disturba il volume. Chi vuole fare la pennichella? Perché di sicuro i neonati, insomma. I neonati anche riposano. neonati vedono il boba magari possono fare qualche. Potrebbero. Gemi, <ride> questo è interessante, <ride> vedremo. Adesso farò un'indagine. già in fascia <ride> esatto. da qualche bel Quando comincia. Però, Però, a parte la battuta scherzosa, è una grande innovazione. Anche una piccola rivoluzione culturale in questo settore, diciamo, Grazie. dei delle mamme, no? <ride> Grazie di questo spunto, sì. Um, è qualcosa che volevamo fare per le mamme che di solito sono a casa, hanno la più grande felicità del mondo, che è quella di avere certo. il proprio bimbo però hanno anche bisogno di uscire, hanno bisogno di rilassarsi, di divertirsi, ma anche di incontrare altre mamme, quindi confrontarsi, esatto, vero? esatto proprio per tranquillizzarsi, per sapere che tutto va bene, che non, eh, che non ci sono grossi problemi da affrontare, ma che è proprio non una questione che si è delle marziane in qualche modo, perché sì. poi c'è anche questa condizione della mamma che spesso viene fatta mm. sentire dalla società nel mondo del lavoro un po' mh, così, un'aliena, questo me l'hanno detto sì. delle mamme che ho intervistato qui. Sì. E allora dicono se non diventi mamma ti accusano che non diventi mamma, se diventi mamma ti accusano che trascuri il lavoro, il marito <ride> sta dicendo delle cose sacrosante, eh, io non sono sacrosante. mamma però sto studiando la materia, no, no no ma è proprio così siamo in una fase di passaggio, probabilmente dal, diciamo dal 68, comunque dagli anni in cui le mamme avevano un ruolo fondamentale nella società, iper riconosciuto istituzionalizzato, mm -hmm, certo. adesso siamo in una fase di passaggio, in cui le donne devono emanciparsi, lavorare eh, realizzarsi fare il tutto, lavoro, come fare come si, si dice coi tacchi, eh, anche lì perché dopo bisogna sempre anche essere cari presentabili, dopo sempre, la maternità sempre. rimettersi in forma Informa subito, ma si capisce anche a volte un po' questa depressione mm. post -partum, o quello che viene definito anche il baby blues, perché le malinconia, con la stanchezza. Un po' inadeguate a volte certo. e, e appunto proprio per questo, a proposito, dopo il film ci sono degli incontri con delle psicologhe che eh, proprio rac spiegano, raccontano come ci si sente, come si può superare certi sentimenti un po' appunto Quindi di... Davvero, è un progetto molto storico. Strutturato, eh. Non sì. è solo l'entrata, l'ingresso al cinema, già comunque con queste soluzioni ad hoc per Beh. le mamme, quindi il sonoro. Più, più basso, mm. le luci insomma cioè, dove è possibile muoversi con una certa dimestichezza noi dobbiamo ringraziare di questo l'associazione città delle mamme che a Roma ha portato per primo questo esempio mm. mutuandolo a propria volta da altre eh, realtà negli Stati Uniti, in Scandinavia, in Svezia eh, dove effettivamente hanno un'attenzione particolare per le mamme in questo periodo storico della paesi loro vita paesi più evoluti diciamo i paesi scandinavi sono considerati una ottimo esempio di civiltà da questo punto di vista di rispetto dei diritti di no? rispetto sì, sì. bene, bene allora esperienza. diamo anche i riferimenti degli enti comunque partner dell'iniziativa allora, che, che dobbiamo vanno ringraziarti esatto. Esatto. vedo il comune di padova vero angela supporto sì. di tigotà la sì. collaborazione con il cinema porto astra agis triveneto aps advertising uh -huh. è dedicata all'iniziativa mamme e anche ai papà perché no poverini anche ah, loro che eh, si vogliono magari, godere la loro anzi, moglie magari. la loro dolce metà esatto. che potranno recarsi al cinema con i loro Neonati gratuitamente uh -huh. non stavamo dicendo forse la cosa più importante uh -huh. gratuitamente ogni venerdì a partire dalle ore 10:15, quindi il mattino la mattina, ecco, nella sì. fascia oraria del mattino, per cui sì. si è anche indisturbati rispetto alle masse no? che si vedono adesso in queste multisala. A volte no, 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 un, no, un no, po' disturbare è sicuramente è la tranquillo. serenità dei bambini. Sì. Allora, Angela, mh, abbiamo detto più o meno tutto. C'è anche appunto la psicologa in chiusura, quindi è possibile anche questo confronto incontro sì. molto importante. e Poi la compagnia. 你 yeah. Appunto, con le altre mamme che permette appunto di fare rete, no? di Perché fare rete, bravissima È proprio rete. questo. Aggiungo l'ultima cosa, mm -hmm. proprio prendendo lo spunto da quello che diceva lei prima, e cioè che dopo i film, è un ciclo di sei film, quindi finirà a metà maggio circa, mm -hmm. il 6 maggio. Ehm, continuiamo con mamme in forma, cioè le mamme potranno andare a fare ginnastica con i loro bambini, aiutandosi con il passeggino usandolo come attrezzo da ginnastica. Ma l'associazione che coordina tutto questo, come si chiama allora? Allora, eh, siete voi un gruppo di siamo mamme? Siamo noi, un gruppo di entusiasti sì, che hanno un'esperienza, un bagaglio e vorrebbero cambiare il mondo, tra virgolette. Che meraviglia, una bellissima <ride> notizia. Ma se uno si vuole informare, i riferimenti? www.cinemamme.net Allora c'è proprio tutto. il sito sì. www.cinemamme.net Amiche mamme ma anche papà, andate a curiosare e non perdete questa grandissima occasione del cinema gratuito il venerdì sì. alle 10.15 al Porto Astra. Papà? Nonne e babysitter, eh, anche eh, sì, sì, <ride> esatto, appassionatamente, esatto. no? Come si dice. Allora, Angela, io ti ringrazio veramente per questa bella notizia che hai dato a una grandissima fascia, insomma, di persone che ci guarda e che sicuramente può essere interessata al progetto. Ora ci guardiamo un video che introduce il secondo argomento, perché oggi ve lo dico a un sacco di ospiti, tra cui i fantastici Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca, ex Le Orme, grandissimi musicisti, quindi davvero dei miti. Vi aspetto dopo la pubblicità. Intanto, ci vediamo un video di persone che litigano una lite, insomma forse anche politica, adesso non ricordo bene, ma introduce il tema che affronteremo con l'avvocato Marco Alberto Zanetti e quindi guardiamoci il video, poi facciamo il cambio di ospite, ma vi aspetto sempre qui nel Salottino di Chiacchiere e Caffè. Salutiamo e ringraziamo Angela Bigi. Grazie. Ciao Angela, ancora complimenti.